qualcuno, innanzitutto vedo di capire io come funziona. Allora, tanto mi faccio qualche sorso di questo vinello portoghese. Allora, vediamo se si collega qualcuno. Bene, direi che possiamo comunque iniziare. Allora, ho voluto fare questa diretta perché chiaramente ve l'avevo promessa la scorsa settimana mentre mi trovavo a Siviglia e dunque mi sembrava corretto farla e farla per due motivi in realtà. Dunque, il primo perché si sta avvicinando il giorno 9 luglio, che sarà venerdì. E sarà una data molto importante di cui chiaramente ne parleremo poi ampiamente. Portate pazienza se ogni tanto guardo fuori. Intanto l'ambiente di qua c'è la coccinella. Mi sono messo qua perché in realtà ora mi trovo in Portogallo e a quest'ora ovviamente è un'ora in meno rispetto all'Italia. E c'è ancora ovviamente il sole alto e poi c'è la piscina, dunque adesso c'è un po' di movimento, non vorrei che qualcuno si distraesse, io per primo, perché in realtà quello che ho visto oggi, vabbè, meglio che lasci perdere perché c'è un giro di femminucce abbastanza interessante. Comunque sia. Dicevo, si sta avvicinando la data del 9 di luglio, di cui ovviamente poi ne parleremo, e anche perché la situazione attuale sta ovviamente degenerando, un po' in tutto il mondo, ma principalmente a noi interessa Italia ed Europa in questo preciso istante. Dunque, mi sembrava giusto condividere qualche informazione, dare risposta a qualche vostra domanda. Dunque, se avete delle domande, scrivetele pure qui sotto, che poi ci sarà sicuramente una parte dove cercherò di dare una risposta ai vostri dubbi, ecco. Allora, mi hanno dato del pazzo e in realtà questa non è neanche una novità, nel senso che è una vita che le persone comuni mi danno del pazzo, ma in realtà io do del pazzo a quelle persone che poi in realtà non cambiano niente nella loro vita e hanno delle vite molto statiche e soprattutto non si informano, non studiano e non evolvono nel loro percorso di crescita e dunque di conseguenza rimarranno sempre indietro, tant'è vero che tante persone che mi conoscono spesso mi dicono è molto interessante parlare con te perché sai tante cose, ma in realtà non è che io sia un genio, è che il resto del mondo si è fermato in un contesto dove tutto sta correndo sempre più veloce, dove in questo preciso istante le problematiche che ci sono a livello globale sono veramente tante, ma a quanto pare la massa ovviamente sta lì a guardare o a lamentarsi. Ed è chiaro che, ed è normale anche in realtà, perché comunque il 90 e passa per cento delle persone non saranno mai libere nella loro vita. E dunque di conseguenza è chiaro che per non esserlo faranno cose che non le portano verso quella direzione. E dunque anche perché ho voluto fare questa diretta, perché in realtà siamo di fronte a una serie di cambiamenti importanti, e allora va bene guardare la partita di calcio dell'Italia, va bene andare al mare ora che hanno aperto le gabbie, va bene tutto.
Ma la mia domanda è: avete fatto i compiti per casa prima di dedicarvi allo svago? Dunque, è giusto che vi prendiate del tempo per voi, per le vostre vacanze, per i vostri svaghi, dunque quarto quadrante è lo svago della gestione del tempo. Ma però è importante come prima cosa dare tempo, investire risorse sul fare le cose importanti. Dunque, ecco perché è importante sapere se i compiti per casa sono stati fatti, un po' come quando si andava a scuola, no? Puoi andare a giocare dopo che hai fatto i compiti per casa. Ecco, la vita è molto più importante e dunque dovremmo avere una sana intelligenza nella nostra testa per poter dire faccio le cose importanti per proteggere me stesso, la mia famiglia, salvaguardare la mia libertà, dopodiché voglio raccontarvi appunto questo del mio viaggio. Allora, ovviamente, come vi dicevo, mi hanno dato del pazzo, molti, e che questo mi dà ancora più carica perché tutte le volte che nella mia vita le persone mi hanno dato del pazzo per avere fatto e preso scelte in controtendenza con ciò che fanno tendenzialmente un po' tutti. In realtà sono state tutte quelle scelte che poi nel corso del tempo mi hanno portato ad essere una persona libera e dunque di conseguenza alla fine io come uomo di numeri valuto sempre alla fine il risultato, alla fine dell'uguale che cosa ne esce, no? Ma mi ha stimolato molto anche il fatto che ci siano delle persone di un certo livello che ho tra i miei contatti, che ovviamente mi hanno dato della persona molto lungimirante, molto visionaria e che intelligentemente ha preso delle scelte che tendenzialmente la maggioranza non avrebbe preso. E dunque, anche qua è importante capire, nella vita vogliamo essere parte della maggioranza che ottiene risultati scadenti e sono tutti uguali, servi del mondo, o vogliamo, come dire, pagare il prezzo perlomeno della nostra libertà, della nostra vita e dunque, far parte di quella minoranza di persone che ottiene risultati straordinari. Ed è qui la differenza. Dunque, parte sempre tutto dal nostro mindset, che ovviamente mette in moto una serie di ordini che vengono dati al nostro cervello, il quale esegue e dunque le azioni che mettiamo poi nel campo nel corso del tempo generano dei risultati. E dunque, come dicevo, alla faccia di chi mi ha dato del pazzo, che avrebbe sicuramente o probabilmente potuto fare quello che ho fatto io, ma prendendo la strada più facile, e quando prendiamo la strada più facile, cioè quella che possono prendere tutti, dunque quella più accessibile, in realtà non si ottengono mai dei grandi risultati. Che cosa ho fatto? Allora, ovviamente chi mi conosce sa che io ho vari business che studio comunque quotidianamente dalle 3 alle 3 ore e mezza, dunque costantemente sono sul pezzo, andarmi a prendere informazioni, ad investire in maniera importante per andare a prendermi le informazioni che servono e sono quelle che poi nel tempo producono dei risultati perché mi fanno fare delle azioni che tendenzialmente la persona comune non farebbe. E dunque, studiando tutta la situazione e analizzandola, utilizzando il mio cervello e le mie conoscenze, le mie competenze, vedendo un po' come stavano andando le cose, mi sono messo in moto chiaramente per muovermi in un altro stato. E allora, dopo aver fatto, varie analisi, negli ultimi 2 anni, l'anno scorso avevo in programma un viaggio di 8 mesi, dove dovevo andare in Brasile, dovevo andare a Panama, dovevo andare in Asia, insomma 8 mesi di viaggio dall'altra parte del mondo e dovevo partire
ad aprile. Poi, ovviamente, a marzo hanno chiuso tutto e dunque tutto è stato posticipato. È stato posticipato a dicembre, ai 4 o 5 di dicembre, e in realtà, purtroppo, alla fine di novembre hanno chiuso nuovamente e dunque mi è saltata per la seconda volta la possibilità di fare anche questa avventura, questa esperienza. E dunque ho dovuto in maniera rapida, ma il mio cervello è allenato a fare questa cosa ovviamente, ed oggi è importante che ogni persona stia sul pezzo, non guardi la televisione, non legga i giornali, non passi il tempo al bar con le persone. Importanti per il proprio futuro. E dunque non passare neanche il tempo su Facebook, tranne quando io faccio le dirette, cioè una volta all'anno probabilmente. E a parte le battute, aspetta che bevo un goccetto di vino portoghese. Allora, dicevo, e allora cosa è successo? Ho dovuto prendere delle scelte rapide e dire, ok, dall'altra parte del mondo non ci si può andare in questo preciso istante, ma io dall'Italia devo uscire. È importante che io esca per salvaguardare la mia posizione come persona e tutelare la mia libertà. E dunque, dopo aver fatto un'analisi attenta tra i vari stati, dopo aver studiato le costituzioni di più stati, dunque anche qua è importante capire, in Italia le persone non solo non hanno mai studiato gli articoli della propria Costituzione, ed ecco il motivo per il quale girano come degli imbecilli con le museruole nella bocca, aspetta che mi fermi a dire troppe parole strane perché poi mi bloccano, mi oscurano anche questo video, dal momento che ultimamente si sono intensificati i controlli di chi non dice le cose dalla parte di chi vuole direzionare e manipolare le menti umane. La verità fa sempre male. E dunque, dicevo, non solo le persone non conoscono la Costituzione dei propri diritti, e dico, caspita, è assurdo perché parliamo di libertà. Parliamo di libertà e dunque ogni persona conosce quali sono i propri doveri. Il problema è che non conoscono i propri diritti. Ecco perché, per esempio, tanto per fare un accenno, le persone si arrabbiano, diciamo così, quando vedono gli stranieri che arrivano in Italia, ai quali vengono dati soldi, dunque vengono dati dei soldi ogni giorno che praticamente è uno stipendio mensile, viene dato loro una casa, dei vestiti da mangiare, le cure sanitarie e tutte queste cose qua. E si incazzano perché vanno ad abitare in quei posti o nelle case popolari che erano a disposizione magari dell'italiano che la casa non ce l'ha più. Ma in realtà non è colpa loro, anzi loro sono intelligenti perché prima di venire in Italia loro studiano la Costituzione italiana e ciò che possono fare. E dunque è normale che loro possano farlo perché ne sono soggetti di diritto internazionale e dunque non sono parte del diritto italiano. Il diritto internazionale viene prima del diritto italiano. Invece chi ovviamente è nato sul territorio italiano, è italiano a tutti gli effetti e ci vive sul territorio italiano, è soggetto al diritto positivo italiano. Ecco, questo è un po' il concetto. E dunque già le persone non conoscono la Costituzione dello Stato in cui vivono. Figuriamoci se sanno quanti sono gli articoli della Costituzione italiana, e magari non lo sai neanche tu che lo stai seguendo. Vabbè, io che cosa ho fatto? Ho dovuto andare in controtendenza, fare cose che la maggioranza non fa, cose che ovviamente la massa non va a fare e dunque di conseguenza non sarà mai una persona libera. Io mi sono studiato le costituzioni di sette stati, di sette lingue diverse. Alcune nemmeno le conoscevo e ho dovuto cercare di tradurle per capire gli articoli e cosa dicevano. Dopodiché, dopo aver fatto questa analisi, ho deciso che il posto migliore per me, per la mia posizione, dunque non è che adesso senti dove sono ed è uguale anche per te. Mi raccomando, è importante capire
Il spostarsi, il muoversi, tutte queste cose qua è sempre un abito su misura e dunque. Dove si vuole andare e qual è la strada che vogliamo tracciare del nostro futuro e capire se tutti i vari articoli si incastrano bene per gli obiettivi che abbiamo e la situazione in cui ci troviamo, ovviamente. Dal mio punto di vista ho fatto un'analisi attenta e ho scelto il Portogallo. Ho scelto il Portogallo per vari motivi, l'ho scelto perché comunque ci sono dei programmi di fiscalità interessanti e visto che io ho parecchi business e, di cui, cioè, che posso gestire a distanza perché li ho digitalizzati tutti e o altri comunque sono partecipazioni in società o cose di questo tipo che non richiedono la mia presenza in quanto imprenditore, ho capito che il programma, l'NHR program che hanno qua in Portogallo poteva essere la scelta più giusta per me. In attesa di capire se potrò spostarmi nei prossimi mesi o anni dall'altra parte del mondo in uno dei stati che vi ho ovviamente accennato prima. Comunque sia, Portogallo, anche per tante cose, basterebbe leggere la Costituzione, l'articolo 1 della loro Costituzione, che già ti brillano gli occhi. Perché capire come mettono al centro i valori dell'essere umano e in realtà li trovi poi quando vieni qua, li trovi veramente applicati da parte delle persone che ovviamente è importante capire che la Costituzione è dove regge tutto un intero sistema di un popolo. Sono le regole su cui un'intera popolazione ovviamente fa riferimento e si poggia. E dunque da lì parte tutta la storia di un paese. Poi anche qua capire, il Portogallo è un paese che uno dei pochi paesi, 6-7 paesi che sono che è stato neutrale nella seconda guerra mondiale. Il Portogallo parla il portoghese, che è una lingua che io conosco molto bene. Hanno una cultura comunque simile alla nostra, ma sono da certi punti di vista decisamente migliori a noi. E dunque è tutta una serie di concetti, che non sto qua a tediarti, te che stai ascoltando, ma per farti solamente capire che quando si parla di uscire, andare in un altro paese, visto che tra un attimo ne parlerò, non bisogna andare sul primo paese a cazzo perché magari ci sei andato 10 anni fa in vacanza, 2 settimane, ti sei trovato bene, e allora no. Allora, la vacanza è una cosa, viverci un'altra. Anche qua è importante sempre capire la tipologia di viaggio che uno ha fatto, perché poi portarla nella realtà quotidiana, ovviamente è tutto un altro cinema. E dunque questo è un po' il concetto. E dunque, una volta scelto il Portogallo, avrei potuto fare e prendere una scelta che avrebbe preso qualsiasi comune mortale, come quelli che mi hanno dato del pazzo che ti dicevo all'inizio del video, avrei potuto prendere un aereo. Avrei potuto prendere un aereo, farmi 2 ore e mezza di viaggio, arrivare direttamente qui. E avrei speso sì e no 30 euro di volo. Ma perché non ho scelto di spendere 30 euro, ma di spenderne praticamente più di 3.000 e farmi il viaggio in auto per una settimana? Ecco perché mi è andato del pazzo. Semplicemente perché la mia scelta è stata quella di non accettare assolutamente il fatto di fare un tampone. E dunque io non voglio farmi mettere in bocca o nel naso o da qualunque altra parte niente. E dunque di conseguenza ho dovuto prendere delle scelte diverse. Da solo in macchina a farsi quasi 2.600 km, attraversare 3 stati senza un tampone, ma soprattutto anche da solo, è un'avventura non da poco. Ecco, a me queste cose non mi fanno paura perché io ho deciso qualche giorno prima, una settimana prima ho deciso
quando avrei voluto partire. Ho deciso il giorno e niente, la sera prima ho preparato una valigia e così sono partito, perché l'idea era di stare via un mese. In realtà poi le cose sono cambiate e dopo te ne parlerò. Però sono partito senza programmare nulla. Chi va in vacanza di solito programma le vacanze, andiamo qua, facciamo così, prendiamo l'aereo qua, la macchina qua, ci muoviamo in questa maniera. Io vivo in una maniera diversa, è più giusta, non lo so, per me è la più giusta, per esempio, perché i miei viaggi sono avventure, cioè il viaggio vero e proprio, quello che ti fa crescere e ti fa evolvere come essere umano, è proprio quello in cui non organizzi nulla, decidi dove andare, parti e vai e ti adegui velocemente e mentalmente alle situazioni in cui vivi. Andare in vacanza con tutto programmato non è nient'altro che spostarsi un attimo da casa, ma sapendo tutto quello che succede praticamente. Ecco, quello non è un'esperienza di crescita, quello è semplicemente un cambiare un ambiente per una settimana, 2 settimane, quel che sia, e poco più. Non è sicuramente un'esperienza di vita o un viaggio di crescita anche come essere umano. Però io vivo in questa maniera, non è detto che sia la più giusta per te, però io cerco di trasferirti quelle che sono le mie esperienze e quelle che sono le cose che più mi hanno portato risultati poi nella vita, perché anche questa cosa qua, queste esperienze ti aiutano. Tant'è vero che io dico sempre a tutti, visto che per me è stato il mio obiettivo di vita e lo è tutt'oggi, lo è stato a 20 anni e continuo a perseguirlo, quello di costruire attività che siano automatiche o che comunque non mi comportino a dovermi dedicare troppo tempo, averne molteplici per poter diversificare, dunque essere più protetto ed essere più sicuro, per poter viaggiare, perché il viaggio, come dico sempre a tutte le persone che incontro, è probabilmente, dalla mia esperienza di vita, l'unica cosa veramente eclatante che ti fa fare dei salti evolutivi importanti in avanti come essere umano. E dunque, quando tu passi una vita, come nel mio caso, a mettere il viaggio davanti a tutto come tuo obiettivo di vita, è normale che chi parla magari con me si trova magari un attimino a volte un po' a disagio, perché mi vede a un livello più alto, ma non è che io sia il guru, cioè a me non mi interessa, io parlo con tutti, non ho smanie di sentirmi superiore agli altri. Il mio obiettivo è semplicemente quello di sentirmi domani migliore di oggi ed essere oggi migliore di ieri. Dunque la sfida è con me stesso e non con gli altri. Mentre tendenzialmente, se noi andiamo a vedere la maggioranza delle persone, la massa, cioè coloro che ottengono risultati scadenti, sono quelle persone che tendenzialmente vivono cercando di mostrare agli altri tenori di vita, lifestyle, cose di questo tipo, che non si possono permettere. E dunque vivono la loro vita focalizzato sul mostrare agli altri ciò che non sono. E dunque acquistano auto che non si possono permettere, case che non si possono permettere e stili di vita che non si possono permettere. Poi magari fanno una vita, come dire, in sofferenza continua nel momento in cui non sono in mezzo agli altri. Ecco, io vivo il contrario. A me non me ne frega niente di cosa pensano gli altri. Per me è importante stare sempre meglio, essere sempre un passettino più avanti rispetto al giorno precedente. E il mio consiglio che porto sempre a tutti e porto anche a te che mi stai seguendo, anche per ringraziarti del tempo che stai ovviamente dedicando, cioè lancia la sfida solo con te stesso. Non ti mettere mai in sfida con il resto del mondo, perché tendenzialmente il resto del mondo ti porterà a fare questa cosa. E dunque, quando gli altri ti porteranno verso questo tipo di sfida, è normale che vincono, perché tendenzialmente, quando tu vai in mezzo a una gabbia di stupidi, lo stupido ha esperienza e ti batte sempre.
Dunque è importante che tu ti focalizzi su te stesso. Quando stai bene tu, tutto il resto intorno a te starà bene. È il classico concetto di sano egoismo. Ogni tanto guardo fuori perché avendo la piscina qua mi passano davanti. Vabbè, lasciamo perdere, non dico niente perché sennò mi vado fuori filo col discorso. E dunque sono partito. In auto e mi sono fatto questa tirata. Sono arrivato a Montpellier in Francia. E poi arrivo in Liguria, lì è un casino bestiale. Ho fatto tipo 2 ore e mezza, ci ho messo per fare la traversata del pezzo della Liguria. Montpellier è andato benissimo, hotel di lusso stupendo, posto fantastico, dunque è andato benissimo. Poi ovviamente mi sono messo in viaggio per addentrarmi velocemente in Spagna. Dunque, quando sono entrato in Francia, prima multa sicuramente quella mi arriva, il Velox preso secco. Vabbè. In Francia nessun controllo. Montpellier interessante perché no, in Francia avevano tolto l'utilizzo della mascherina all'esterno, infatti nessuno la usava. E nei locali internamente in realtà mezzi la usavano, mezzi no, facevano un po' quel cazzo che volevano. Direzione Spagna. E all'uscita del casello francese i doganieri posizionati uno per casello. Dunque, nell'entrata in Italia nessun controllo, nell'uscita dalla Francia controllo dei doganieri francesi. Allora ho trovato questa tipa qua, anche qua è importante studiare, capire come ragionano queste persone, capire che i doganieri sono delle persone che studiano molto. La PNL, dunque la programmazione neurolinguistica, e dunque analizzano molto lo stato d'animo della persona che hanno davanti per capire che tipologia di domande fare e per capire se devono fare dei controlli più approfonditi o meno. Sono molto abili a leggere la comunicazione non verbale, ma io ho studiato queste cose e ho utilizzato le stesse tecniche che questa tipa utilizzava, dunque le ho capite, come dire, ho visto che stavo utilizzando queste tecniche e ho utilizzate a specchio, dunque in realtà è importante, vedete, studiare, apprendere, conoscere, perché poi quando fai tue certe conoscenze e competenze, ti aiutano per difenderti, dunque anche la programmazione neurolinguistica in realtà è importantissima. Che molti utilizzano con l'idea di plagiare gli altri. In realtà nasce principalmente, ma comunque la si può utilizzare con il beneficio anche di utilizzarla per difendersi. È importante questa cosa, io l'ho usata in questo tipo. Vabbè, mi ha fatto le 6, 7, 8 domande di rito, dove vai, cosa fai? Quanti soldi hai, tutte queste robe qua, se ho qualcosa da dichiarare. Poi mi ha chiesto se la macchina è mia e qua ho letto un qualcosa che mi sembrava giusto cercare di tirare la frecciatina. Perché? Perché te lo racconto questo aneddoto? Perché semplicemente ho detto, caspita, non ho il tampone, me ne sto andando dall'Italia. Cioè, se mi fregano qua, sono fottuto, nel senso a quel punto tanto valeva che prendessi un aereo e spendessi un trentesimo di quello che sto spendendo. In realtà, ho detto 6-7 domande me le ha già fatte, e la prossima mi chiede il tampone questa qua. Allora, quando ho letto nel messaggio che mi stava chiedendo dell'auto se era mia, gli sono entrato subito a fare io la domanda. Dunque, ho cercato di condurre io. Gli ho chiesto in inglese ovviamente perché il francese non è una lingua che parlo, non mi piace. Gli ho chiesto se gli piacciono le macchine sportive, avendo il BMW M, questa qua si è un attimino, ho visto che un mezzo sorrisetto, ho detto aspetta che
provo ad entrarci un attimo. Ho visto gli occhi illuminarsi e mi ha detto sì, che gli piacciono le macchine sportive. Allora gli ho chiesto io un'altra roba, ho detto che macchina ha? Ecco, dunque sono entrato in quel discorso là per cercare di fargli abbassare un attimo le difese, prendendole emotivamente in questa fase un qualcosa che poteva, che era per lei interessante, e era utile per me cercare di abbassare le difese per farmi andare via quanto prima possibile. E dunque poi mi ha raccontato della macchina, poi ovviamente stava tornando nella sua impostazione, no? Sono tarati, dunque stava ritornando nella sua impostazione. Gli ho detto: guardi, non c'è nessun problema. Gli ho detto: qui mi fermo un attimo qua, le apro il bagagliaio e controlla direttamente lei tutto quello che ho, non c'è nessun tipo di problema. E allora già la difesa abbassate prime, la disponibilità mia, la serenità, importante davanti ai doganieri, essere sempre sereni, essere tranquilli, rilassati. Non date a intendere niente, io ero super rilassato, non avevo problemi, però se vi trovate in situazioni simili, non fate mai gli altezzosi, non date mai segni di debolezze, state tranquilli, rilassati, perché leggono molto la comunicazione non verbale. Ecco, io quando gli ho detto questo, mi ha detto, boh, non c'è nessun problema, vada pure, buon viaggio, in bocca al lupo per la sua esperienza. E dunque io ho ricambiato augurandole una buona giornata e avanti. Dunque, cercare di mantenere fluida la conversazione, ecco, è stato vincente. Dunque non mi ha chiesto un cavolo e sono partito, andato avanti. Bene, attraversiamo la Spagna e arrivo, decido di fermarmi a Tarragona, che è una città che non avevo ancora visto nella mia vita e che avevo sempre nell'elenco delle città da vedere. E dunque ho deciso di fermarmi un paio di giorni anche a Tarragona. Tarragona mi ha stupito meravigliosamente bene perché è una bellissima città, della Catalogna sotto Barcellona. E mi hanno stupito le persone. Nonostante in Spagna non ci fosse ancora il via libera al non utilizzo delle museruole, in realtà ho visto il 95% delle persone che andavano via senza la museruola. Caspita, questo per me è stato un segnale importante. Dunque, Regione Catalunya, Tarragona non utilizzano la mascherina. Perfetto, mi piace, mi piace. Bella città, bellissima anche da viverci in realtà, potrebbe essere interessante. Però vabbè, ho fatto 2 giorni lì e sono andato avanti. E sono andato nella mia amata Valencia, perché Valencia è un posto che io ho passato dei mesi, tanti anni fa, 12 anni fa mi sembra proprio di questo periodo, quando mi stavo facendo 2 anni di viaggio in giro per l'Europa, ho passato dei mesi lì in Valencia. E Valencia è per me, per la mia esperienza, la città più bella della Spagna, seguita al secondo posto da Siviglia e Granada. Però mi ha deluso. Mi ha deluso in questo contesto. Mi hanno deluso le persone, i valenziani. Perché i valenziani sono tarati. Questi qua li vedi subito, hanno vissuto di televisione e li hanno bombardati in maniera mediatica con tutto questo marketing della psicopandemia. E sono tutti quanti coperti con la museruola fino in cima alle orecchie, alla testa. Addirittura io che giro sempre senza mascherina e all'estero lo posso fare tranquillamente perché vi ricordo, come dicevo all'inizio di questo video, per gli stranieri che arrivano in Italia, io che sono lì sono un soggetto di diritto internazionale, dunque posso fare delle cose che gli spagnoli in questo caso non possono fare, ok? Però giro senza mascherina sempre, indipendentemente lo facevo in Italia, figuriamoci se lo vado a fare in giro per il mondo. Per me è importante respirare ossigeno, non altre cose, sappiamo benissimo, non sto qua a approfondire ancora questo tema che ne ho già parlato abbondantemente ancora un anno fa.
ma Valencia sono tarati. Valencia sono tarati. E più di qualcuno ha iniziato a dirmi mascheriglia, mascheriglia. Io, oltre a mandarli a quel paese, ovviamente, mi è capitata una situazione un po' così. Mi ho detto, caspiterina, me la vado proprio a cercare. Attraversando una strada, non mi sono neanche accorto, la seconda macchina che era in colonna che mi stava facendo passare sulle strisce, dal finestrino mi dicono mascheriglia. Io li mando a quel paese in spagnolo e sento un colpo di sirena ed era la polizia. Ecco, le vado a combinare sempre. Nonostante, sto cercando in questa avventura di mantenere un profilo basso, e qua ci sono un attimino cascato, ma è normale, qualche defiance ovviamente la commetto anch'io. Vabbè, alla fine non ho avuto grandi problemi perché comunque parlando la lingua spagnola, conoscendo gli spagnoli, avendo studiato varie cose, avendo vissuto in vari contesti spagnoli, anche le isole delle Canarie, comunque so che la polizia spagnola è corrotta, per cui due birre e ce la siamo passata, ecco. Però, ecco, questo è quello che è un attimino successo. Ma Valencia mi ha deluso perché il giorno dopo che ero lì, hanno tolto l'obbligo delle museruole in Spagna. E la cosa che mi ha deluso di più è che, nonostante non c'era più l'obbligo di utilizzo all'esterno, più del 90% comunque la utilizzava. Allora lì capisci che il cervello delle persone è stato totalmente mangiato e gli è stato portato via. Dunque, quando tu non comandi più il tuo cervello, ma il tuo cervello è comandato da sistemi esterni, sei fottuto, perché tornare indietro è un po' complicato, perché dovresti tornare alla fonte, all'origine per la quale hai accettato che il tuo cervello venisse comandato da altri. E così. Però comunque dai, l'hotel che dove mi trovavo aveva anche, come si chiamano lì, i monopattini, e dunque ho provato l'esperienza del monopattino che mai avevo utilizzato per attraversarmi la Turia. La Turia, per chi non è mai stato a Valencia, che intanto vi consiglio di andarci perché è una città super stupenda, ripeto, per me la più bella della Spagna. È praticamente circa negli anni 2000 il fiume che attraversava la città è stato deviato intorno alla città e tutto il letto del fiume è diventato un parco e si chiama Turia. È un parco che è lungo 8,9 km e dunque attraversa tutta la città, diciamo da nord-ovest fino a sud-est, fino ad arrivare alla fine, dove ovviamente si trovano delle bellezze straordinarie, che è il Museo della Scienza, l'Oceanografico, e insomma tutte le bellezze di Valencia che vediamo nelle cartoline sono quelle lì, ecco. E la traversata è stupenda perché comunque mi mancava, era un po' tanti anni che non la facevo, ed è bella perché è un parco dove non so neanche se ci lavoreranno tipo 200 giardinieri dentro. Sono 9 km dove ogni 100 metri circa cambia totalmente l'ambientazione. Poi immaginate che è largo come un letto di un fiume, dunque è un parco molto largo e lungo 9 km, dove ci sono addirittura due, se non ricordo male, uscite della metro, dove quando esci dalla metro puoi decidere se uscire in città, diciamo, una città bellissima. Dunque, se non ci siete mai stati a Valencia, vi consiglio di andarci perché comunque con 2 lire ci arrivate, magari non in questo periodo perché fare tamponi meglio non farli, però se volete andare in macchina un paio di giorni ci arrivate e i controlli non ci sono, come vi ho detto. E perché questa sfida anche? Perché sapevo, io ero sicuro che tutta questa terrorismo mediatico che stanno portando nella vita delle persone, dei controlli, dei vaccini, dei Green Pass, di tutte queste vaccate qua,
In realtà sapevo che i controlli non c'erano, cioè io ero sicuro, non è che lo sapevo, ero sicuro e convinto, secondo i miei ideali, secondo le mie analisi e i miei ragionamenti, ero convinto non ci fossero controlli e così è stato. E allora è chiaro che vi devono raccontare la rava e la fava per mettere paura nelle persone o comunque destabilizzarle. Io sono orgoglioso di aver scelto di andare in macchina e di farmi questo viaggio perché prima è stata un'esperienza bellissima. E io ho sempre viaggiato da solo nella mia vita e so cosa vuol dire, ma è stata un'esperienza veramente bella. Ma vabbè, poi dopo Valencia mi sono spostato nella magica Siviglia, anche lì 2 giorni. Lì il problema di Siviglia è stato che sono arrivato, mi sono trovato camionette di polizia da tutte le parti entrando nel centro città, perché anche qua avevo prenotato un appartamento proprio a 70-80 metri dal centro, per cui ero in piazza. E dunque ho dovuto entrare fino in centro con la macchina. Camionette di polizia da tutte le parti, gente vestita di rosso. Pensavo di essere a una sorta di convegno di CGIL spagnola, una roba di questo tipo qua, qualche manifestazione, no? E invece dopo, quando sono sceso, mi sono fermato a chiedere a un paio di persone, ma avevano detto che da lì a poco, da qualche ora più tardi, ci sarebbe stata la partita di calcio degli europei e giocava il Belgio con il Portogallo, e dunque sono tutte e due squadre con la maglia rossa, dunque c'era un casino di gente vestita di rossa e le camionette di polizia erano per quello. Dunque mi ero leggermente ovviamente allarmato, poi ho detto caspita, adesso mi romperanno mica le palle a Siviglia a 2 ore dal Portogallo, no? Che ormai prima per me è la seconda città più bella della Spagna insieme a Granada, per cui fantastica. Avevo in mente di fare in questo tour anche una deviazione verso la bellissima Granada e anche Malaga in Andalusia, però ho preferito andare diretto verso il Portogallo per dare priorità alle mie cose e tenere eventualmente in un secondo momento un viaggio verso la Spagna per far vacanza, diciamo, ecco. Dunque, anche qua è importante perché di questo periodo, poi, essendo anche periodo estivo, è facile o comunque è costantemente, c'è un bombardamento costante di tentazioni, chiamiamoli così, di cadere nella trappola di buttarsi e far vacanza. Perché tutti sono in vacanza, anche il gente che viene, mi trovo a 200 metri, ho la strip, una via qua che sembra di essere Las Vegas, capito? È facile cadere nella tentazione di buttarci a fare festa perché il resto del mondo, il 99,9% delle persone che sono qua per vacanza. E dunque è importante avere una centratura sempre costante. E di poter scegliere, cioè di scegliere quando è il momento magari di togliere un attimo il freno e mettersi a fare qualcos'altro oppure no. Vabbè, comunque da Siviglia mi sono lanciato verso il Portogallo e in entrata in Portogallo è andata tutto fantasticamente bene perché ho attraversato il ponte. E non c'era nessun tipo di controllo, ho pagato quello che dovevo pagare dell'autostrada e ho raggiunto la città di Albufera, che è dove volevo arrivare, dunque nel centro dell'Algarve, nella costa dell'Algarve. Dunque anche qua l'hotel, bellissimo hotel, a 50 metri dalla spiaggia. E anche qua è importante sempre stare attenti alle tentazioni, perché ovviamente c'hai la spiaggia a 50 metri, la gente che fa festa,
A 150 metri c'hai la The Strip, vai a vedere The Strip, THE Strip al Bufeira e ti rendi conto di che cazzo è. Cioè io sono rimasto allibito perché sapevo che era una zona di festa, è una via, in realtà sono più vie, tipo un quartiere che gira attorno, però c'è la via principale, poi le altre tre che ci girano attorno, dove sembra di essere Las Vegas. Dunque parti all'inizio, e ce l'ho qua, 150 metri, parti all'inizio con la Route 66, questo locale che spara musica a manetta su tre piani, due piani, due trapiani, non lo so, stile americano, tutti i locali americani così, con quelli tipo Las Vegas, ecco, con gli omini tutti luminosi, con tutte le schede luminose, musica da tutte le parti, ecco. Fantastica la strip, bellissimo, bellissimo. Se devi fare vacanza. E dunque anche qua. Le spiagge qua sono bellissime perché devo dire sono veramente belle. Ovviamente io non sono una persona da spiaggia, non sono una persona da sole. Spiaggia ci sono andato 2 volte, giusto mezz'ora per bermi una birra nel bar della spiaggia, per intendersi. E ecco, dopo vado via perché ci rimango male, perché vedo di quelle robe che meglio che non mi esprima altro, i maschietti, ma ci sono di quelle robe, di quei corpi, ecco, con bikini inguinali, che non, ecco, mi fermo qua. Ecco, dunque adesso mi trovo qua in Portogallo, insomma, ecco, sto facendo tutte le pratiche che mi servono ovviamente per spostare la residenza qua. Vabbè, ho raccontato un po' del mio viaggio, sono andato un po' lungo, ma era importante trasferire il concetto di avventura, il concetto di esperienza di vita come viaggio vero e proprio, fatto da solo, dove mi hanno dato del pazzo perché sono partito da solo in macchina a farmi 2600 km, spendendo più di 3000 e passa euro di viaggio, quando avrei potuto spenderne 30 e prendere un aereo, ma dovevo fare un tampone. Perché non l'ho fatto? Perché è dall'accettare anche solo un tampone, che si comincia poi a dire: beh, accetto anche quello dopo, accetto anche quello che va un po' più in profondità, ed è così che fottono le persone. No, è questione di principio, è una questione di etica, è una questione di valori, è una questione di essere saldi sulle proprie decisioni e non cadere nelle trappole del dolcetto che ti danno e un po' alla volta tirano la cordicella, perché cadi nelle trappole del nemico. Ecco, dunque questa è la scelta. Chiaro che spendere oltre 3.000 euro per farti anche solo un viaggio, oltre a tutto quello che sto spendendo in questo periodo, che non è conteggiato, non è alla portata di tutti, perché ovviamente alla portata di tutti è spendere 30 euro. E non, però molti mi dicono: per te è facile perché hai questo e quello. È facile un cazzo, cioè, nel senso, le persone che parlano perché non conoscono e non sanno che chi ottiene risultati paga il prezzo che il povero in questo caso non è disposto a fare. Povero non dico in maniera negativa, ma in maniera didattica in questo caso. La persona che ottiene risultati, la persona che ha successo, fa cose, prende scelte e fa azioni diverse da quelle che fa il comune mortale, che fa la maggioranza, che, come ripeto, la maggioranza non ottiene mai risultati straordinari, ma ottiene risultati scadenti. E dunque, tendenzialmente, se le persone vivono, che hanno un lavoro, scambiano il loro tempo per denaro, guadagnano lo stipendio che guadagnano e il resto, comprano case au e auto e stile di vita, tutte e tre queste cose che non si possono permettere, è chiaro che non stanno investendo le proprie competenze, cioè non stanno investendo risorse su se stessi per migliorare le proprie competenze o per apprendere nuove competenze e per mettere in piedi business che possono essere automatizzati o semi-automatizzati o digitalizzati o delegati o quel che vogliamo. E per arrivare a fare tutto quanto questo servono delle competenze che devono essere acquisite.
che io ho acquisito perché ho studiato, ho investito oltre 400.000 euro negli ultimi 17 anni, 16 anni. E mi sono dato da fare, prendendo scelte in mi chiamavano per andare in discoteca o per andare fuori a bere qualcosa o andare a cene e io rifiutavo perché dovevo studiare, dovevo imparare, dovevo creare qualcosa di mio. E dunque sono da quelle banalità lì che poi cominciamo ad educare la nostra mente, il nostro mindset, il nostro cervello a cosa accettare e cosa no. E dunque è normale, cioè io ho la possibilità di farlo oggi, sì, ma è perché ho pagato il prezzo per raggiungere quei risultati. A me non ha regalato niente nessuno. Ho investito totalmente la mia vita per arrivare alla libertà che oggi ho, rispetto ovviamente a molti altri, magari meno rispetto ad altri ancora, ma non ha importanza perché il mio non è un paragone con gli altri, ognuno fa cazzo che vuole, a me interessa semplicemente essere oggi una persona migliore di ieri e essere domani una persona migliore di oggi, fine. Questo dovrebbe essere la sfida con noi stessi. Domani mattina, tra l'altro, ho l'appuntamento per fare il codice fiscale portoghese. E poi mi muovo a fare tutto quanto il resto, quello che serve. Ma perché soprattutto mi sono spostato qua, oltre al concetto della fiscalità, oltre al concetto di andare via da un'Italia che stanno distruggendo e che stanno portando le persone a distruggersi da sole, semplicemente perché è fondamentale in questo contesto, in questo periodo storico in cui ci troviamo, sapere che dobbiamo difendere la nostra libertà, dobbiamo difendere la nostra persona, le persone che amiamo, le nostre famiglie. È importante questa cosa qua. E dunque, per fare questa cosa, non potrai mai essere protetto in questo momento storico e da di luglio, dunque tra pochi giorni, tra 4 giorni, e dicevo, è fondamentale proteggersi e non potrai mai essere protetto se hai il passaporto di una nazione, la residenza in quella stessa nazione, il tuo business in quella nazione, il tuo corpo fisico in quella nazione, perché nel momento in cui nasciamo, noi cioè, l'ostetrica ci porta via appena nati e ci va a registrare dal medico e, no, e ci danno il nome. Ecco, lì veniamo registrati che diventiamo parte di Italia Corporation, cioè l'azienda Italia, azienda, no, onlus, azienda, dunque azienda fa business, ricordiamocelo questa roba. Quando c'è azienda di mezzo vuol dire che c'è fatturato, soldi, guadagno e utili e quant'altro. Ecco, noi qua invito a leggervi e a studiare un po' un po' di documentazione legata a questo mondo. Dunque, guardate un po' i trust, guardate un po' cosa c'è, gli LR, dunque legale rappresentante come persona fisica. Leggete quella roba. È un ambito che si può praticare oggi? No, oggi non possiamo riacquistare, cioè meglio, si può, ma è sconsigliato dal mio punto di vista, riacquisire la nostra proprietà della nostra persona con un trust, con il nostro nome e cognome, che comanda ovviamente la nostra persona fisica, perché è un casino in Italia ed è importante in questo momento mantenere un profilo basso e non creare troppi casini. E per cui ecco, però andate a studiare, ma prendete sta roba qua, legale rappresentante, trust di me stesso, leggete sta roba qua, che cominciate a capire un po' di robe e che cosa è successo nel momento in cui siete nati. Comunque, detto questo, capite, se noi abbiamo il passaporto in un paese, la residenza lì, il nostro business è là e ci viviamo anche, siamo fottuti. Perché lì
l'Italia sta andando nella direzione dell'obbligo vaccinale, che poi vi ricordo non è un vaccino quello che è sul mercato oggi, ma è un trattamento sanitario come dichiarato anche dall'OMS, ok? L'Organo Mondiale della Sanità. Trattamento sanitario, che significa che è un trattamento in realtà genetico quello che sta succedendo, perché se andate a vedere cosa fanno l'RNA nel DNA, capite come le persone stanno modificando internamente la loro vita. E cosa succederà? Che tutti coloro che si sono fatti punturare, convinti di poter viaggiare, in realtà potevano viaggiare anche prima, perché Green Pass e queste vaccate qua sono stupidaggini solamente per rimettere praticamente in moto quella che era la app Immuni, la stanno riprendendo attraverso il Green Pass, dunque cioè siamo a quei livelli lì. Ma gli stupidi che si sono fatti punturare per andare in vacanza, questi non hanno un'idea della fine che faranno. E allora ve la racconto io in due parole, senza andare troppo in profondità, perché sennò poi mi bloccano. Però in qualità di trattamento genetico, infatti appurato anche da quelle persone che hanno fatto questo, si sono fatte siringare e poi hanno fatto delle analisi e hanno visto che hanno perso il 95% degli anticorpi. Allora ricordatevi queste parole, perché accadranno tra 6 mesi, periodo invernale, cominceranno i morti veri. Allora, quando cominceranno le persone a vedere la sorella che perdono la sorella, perdono la mamma, perdono il cugino, il vicino di casa, cominceranno a cambiare tante prospettive, ma ormai se ti sei fatto siringare, cazzi tuoi, c'è un cazzo da fare. Come persona e migliorarsi, ma anche per difendersi è importante, come dicevo prima, per la PNL. Se la conoscete, vi difendete da chi la utilizza. E anche qua è importante conoscere, la conoscenza è potere. Nel momento in cui mi serve, la utilizzo. Se non mi serve, la lascio là. È un qualcosa che so e me la porto avanti nel mio bagaglio esperienziale di vita. Ma nel momento in cui mi serve la tiro fuori e so come utilizzarla. Perché le persone si fanno, chiamiamola così, vaccinare? Perché sono ignoranti, non conoscono e sono educate dalle televisioni o comunque dei mass media che sono pagati dagli stessi che creano questo casino qua. Allora, cosa succederà? Allora, 2030, guardavo i dati stamattina, arriveremo a oltre 400 trilioni di debito mondiale dal punto di vista bancario. Le banche salteranno per aria, ma salteranno via come birilli, ma non dobbiamo aspettare il 2030 per capire, ci sarà la più grande crisi economica che mai sia esistita da 2021 anni a questa parte. E siamo ancora agli inizi, dunque se pensate che siamo quasi fuori dal tunnel, non è vero, perché si stanno muovendo le acque su tante cose. Allora, le banche italiane intanto, come vedete, si stanno muovendo velocemente, lo Stato adesso ha portato al 1° di luglio un massimo di prelievo a 1000 euro mensili, dunque ditemi con 1000 euro al mese dove vanno la gente, però vabbè, comunque. I soldi tuoi, che in realtà non sono tuoi, perché nel momento quando li metti in banca, firmi in quel pacco di carte che i soldi non sono più tuoi, ma dai il consenso esplicito alla banca di utilizzarli come vuole, come fossero suoi, però al di là di questo, ma adesso stanno limitando il fatto che non ne puoi prelevare più di 1000. Siamo passati da 3000 in 2 anni, a prima che non c'erano limiti, poi 3000, 2000, adesso 1000. Stanno velocizzando i tempi, perché questa cosa doveva arrivare a gennaio 2022. E l'hanno anticipata. E dunque cosa sta succedendo? Stanno digitalizzando tutto. Cioè l'obiettivo è fare utilizzare le carte di credito, e va bene, al di là delle commissioni che sono puttanate, ma il concetto è, sistema bancario italiano è fallito. Le banche sono tutte quante di proprietà delle banche europee, che sono di proprietà della Cina, tanto per dirne una.
Dunque siamo comandati direttamente e anche indirettamente dalla Cina. Gli Stati Uniti sono comandati indirettamente dalla Cina perché hanno acquistato il debito pubblico statunitense. Anche se in realtà poi andiamo a vedere Washington DC, cioè dove c'è i massimi organi di controllo istituzionali di un paese come gli Stati Uniti, in realtà Washington DC, District of Columbia, è di proprietà mezzo della Chiesa e mezzo della Regina d'Inghilterra. Però tutto quanto questo, capito, fanno tutti quanti fede e riferimento alla Cina. E dunque, se l'anno, il secolo scorso è stato il secolo degli United States, tutto viaggiare perché conosco le lingue, magari tu non conosci le lingue, ma porca puttana, devi studiare, devi imparare. Cioè io studio 3 ore e mezza al giorno di cose, costantemente da anni. Magari tu mi dici, cazzo, ma io lavoro 10 ore al giorno in fabbrica, sono fottuto lì perché lavoro 9 ore al giorno lì e un'ora vado e vengo a lavorare, devo mangiare, cioè i bimbi a casa e farai come facevo io quando avevo 200.000 euro di debiti da ripagare, dovevo correre come un matto, per velocizzare il processo di rientro. E ti prenderai qualche ora la notte. Se siete abituati a dormire 8 ore a notte, sbagliato. Non serve al vostro corpo dormire 8 ore a notte. Quando ne dormite 4 e mezza è più che sufficiente. Dalle 4 e mezza alle 6 già è anche troppo. Però importanti i cicli da 1 ora e mezza, ricordatevi. Però ti alzerai 1 ora prima. Alzati 1 ora prima per un anno e leggi un libro. Studia corsi, ma anche cose gratuite, non è che devi investire chissà che cifre. Ma studia, cazzo, investi quel tempo, fai in modo che quel tempo non sia sprecato, ma sia investito. Le persone della maggioranza, cioè quelli che ottengono risultati scadenti, passano 2 ore e 7 minuti al giorno su cazzo di Facebook a guardare attraverso un monitor, no? La vita degli altri, mentre la loro non la stanno vivendo, gli passa via. Investi tempo per studiare, ti alzi 1 ora prima, leggi, studi, impari, conosci, apprendi, impari anche le lingue, perché sono fondamentali. Per viaggiare ti devi muovere, come pensi che io entri in sintonia così con la gente, al di là di certe competenze che ho? Perché conosco le lingue, rompo le balle a tutti per imparare ad apprendere, sto fermando la gente per strada. Perché? Perché faccio domande, fai domande se conosci la lingua. Non è che io sono nato conoscendo le lingue, ma non sono mica migliore di te, ho semplicemente investito il tempo in maniera diversa. E se ci sono riuscito io, puoi riuscirci anche te. Io sono partito da 218.000 euro di debiti. Se tu non hai 218.000 euro di debiti, sei già più in vantaggio di me. Tutto lì. E puoi farcela. Importante parlare le lingue. Dunque, il cinese è fondamentale da imparare. Perché se il secolo in cui ci troviamo sarà nelle mani della Cina, magari, sai, parlare un po' di cinese non sarebbe per niente sbagliato. Dunque questo è un po' il quanto. Poi di cosa possiamo parlare? Perché di temi ne ho tanti, non ho mica scritto, non mi sono preparato niente, sto andando a braccio, a cazzo. Se hai delle domande, fammi delle domande e ti rispondo, così magari entriamo un po' più in contatto e magari ti posso rispondere a qualcosa di specifico su qualche dubbio che potresti avere. Il 9 di luglio, cioè tra 4 giorni, in realtà tra 3 giorni e mezzo, cosa succede? Succede che le guerre si stanno spostando nel digitale e dunque di conseguenza ci saranno dei cyber attack. Cyber attack, dunque degli attacchi informatici che in realtà ci sono sempre stati, ma non del livello in cui ci troviamo adesso. Allora, un mese fa c'è stato un attacco ad Amazon, è stato tirato giù i server di Amazon per circa 1 ora e mezza, hanno perso qualche miliardo di dollari per 1 ora e mezza che non funzionava il sito. Qualche giorno più tardi hanno fatto un cyber attack più potente. Hanno in realtà tirato giù uno dei server più grandi al mondo su cui poggiano gran parte dei siti a livello globale, e
e hanno tirato giù Amazon, Apple, mi sembra anche Microsoft, governi interi, governo dell'Inghilterra, governo degli Stati Uniti e bla bla bla. Cioè, hanno pagato 11 milioni di dollari in Bitcoin per ripristinare il tutto in 3 ore. Allora, stiamo andando in quella direzione lì, ma soprattutto ci sono dei cyber attack che sono strutturati e organizzati, non sono fatti dall'hacker che fa quello, che poi non sono hacker veri e propri, che chi fa danni si chiamano cracker e non hacker, però vabbè, comunque. Ma dicevo, c'è stato per esempio il presidente del World Economic Forum, Klaus Schwab, che ha dichiarato in conferenza stampa, mi sembra un paio di settimane fa, che il 9 di luglio ci saranno dei cyber attack. Allora, non sto qua a spiegarti tutta sta roba qua, però andremo sempre più nell'ordine delle guerre in termini digitali, le guerre saranno fatte su internet, e perché dovrebbero toccare anche te che magari dici cazzo me ne frega, a me faccio il saldatore, faccio il metalmeccanico nella fabbrica del paese, e interessa anche te perché adesso li faranno dei test veri e propri in ambito, diciamo, della fornitura, vediamo come dire il termine più corretto. Vabbè, andranno a battere l'industria alimentare, dunque andranno a fare degli attacchi dal punto di vista delle forniture alimentari, dunque cose utili per le persone per mangiare e bere, queste cose qua. Dunque, immaginati se per 4 giorni non ci sono più forniture. Dal presidente Schwab del World Economic Forum, che ha fatto la conferenza, l'ha dichiarato, che verranno fatti questi attacchi il giorno 9 luglio, tra 4 giorni. Dunque, cosa cazzo devi fare tu questi giorni? Farti trovare preparato. E come ti fai trovare preparato? Prendi e vai subito al supermercato finché sei in tempo, comprati forniture per almeno un mesetto di roba che te la tieni lì che non scade, dunque un po' di vasetti, bussolotti, il tonno e tutte quelle robe lì in scatolame. E acqua, perché potrebbero andare a intervenire anche su quello, potrebbero intervenire anche sull'elettricità. Se ti manca l'elettricità, che cazzo fai? Nel frigo butti via tutto. E dunque è importante che tu abbia uno stoccaggio di prodotti che puoi consumare senza dover andare al supermercato. Magari fanno un test che non porta da nessuna parte. Magari lo fanno che dura solo 2 giorni, ed è chiaro che tu non puoi andare in quei 2 giorni al supermercato e rischiare di prenderti una coltellata nei fianchi perché c'è l'ultima scatoletta nel scaffale e sono in tre che se la vogliono prendere, capisci? Siamo a questi livelli qua. So che sono cose strane, se non sei abituato a studiare, informarti e cose, però ecco, fatti trovare sempre pronto. Studiando, imparando, andandoti a prendere informazioni, riuscirai a essere sempre un passo in avanti rispetto agli altri. Ricordati che il mondo sta andando nella direzione che ci sono 8 miliardi di persone, che non sono più sostenibili dal punto di vista proprio fisico a tutti gli effetti da parte del mondo. Le risorse non bastano per tutti, dunque devono dare una segata importante. Ora, chi saranno i primi a saltare per aria? Che, come vedrai e ti farò capire, il collegamento è molto sottile con tutta la campagna mediatica di marketing che hanno applicato nell'ultimo anno e mezzo con la psicopandemia. E ovviamente chi si salverà se dobbiamo, faccio un esempio, se siamo 8 miliardi di persone e dobbiamo abbassarci a 5 nel giro di qualche anno, chi si salverà? I ricchi e gli intelligenti. Tutti gli altri non servono. Perché
perché tutti gli altri diventeranno un costo per la società. Le persone che non sono informate, non hanno appreso nuove competenze, cioè colui che faceva il saldatore, il numero uno al mondo, bravissimo, perfetto, ma per l'era industriale oggi non serve più a nulla, è sostituito dalla robotica. Di conseguenza cosa succede? Questa persona qua, se non apprende competenze nuove, ha 50 anni, frega un cazzo al sistema. Cioè, devi apprendere, metterti lì, imparare nuove competenze per proporti nel mercato ed essere eventualmente assunto o costruire una tua attività. E devi imparare le robe. Se non lo fai, è un inutile quella persona lì. Non come essere umano, per carità, cioè, prendete con le pinze quello che dico. Dal punto di vista produttivo per il sistema economico-finanziario. E dunque, se è improduttivo, diventa ovviamente un costo per mantenerlo. E se abbiamo detto che il mondo non ha le risorse per tenere 8 miliardi di persone, cazzo facciamo? Teniamo quelli che sono solamente un costo e non sono produttivi? Cioè, si sta andando in quella direzione. Dunque, cyber attack che saranno sempre più intensificati. Ricordo che il 9, tra 4 giorni, ci saranno i primi test. Che non è detto, non si sa dove colpiscono, meglio farsi trovare preparati, prenditi un po' di boccioni di acqua, un po' di scatolame e tienitelo a casa, che va sempre bene, che in caso di guerra, chiamiamola così, li puoi anche barattare con qualcosa. Ma saranno intensificati da qua alla fine dell'anno, saranno sempre più frequenti, dunque è importante questa roba qua. Primo, poi informarsi, studiare, investire il tempo per proteggere la propria libertà, il proprio essere come persona fisica. Proteggere te stesso, proteggere la tua famiglia. Lo fai studiando, imparando, apprendendo nuove competenze, conoscendo le cose, buttando nel cesso la televisione, il cellulare, tutte le cose che sono sistemi dati in pasto alla massa per comandarla. Il mio consiglio, fai quello che vuoi, non ti far punturare. Questo se impari, studi, capisci le robe, non dovrei essere io a dirtelo. E mi fermo qua per non farmi bloccare il video. Ma soprattutto, un'altra cosa fondamentale, non ti far ingannare dal fatto che adesso c'è via libera a tutti. Adesso hanno aperto i recinti. So che in Italia siete lì senza mascherina, ma in realtà non era un obbligo neanche prima. Se la gente sapesse leggere anche solo quei fottuti di DPCM, basterebbe leggerli che c'era semplicemente scritto e dichiarato che la mascherina non era obbligatoria all'esterno. Se sei da solo, se sei con congiunti o se sei almeno 1 metro di distanza dalle persone che non conosci. Dunque non vedo cosa sia cambiato, però la gente, siccome è stupida, insulsa e non si informa, ovviamente digerisce tutto, prende come sia un evento che gli è cambiato il mondo. Ricordo che 3 anni, l'anno scorso era la normalità, cioè girare senza mascherina, queste robe qua. Dunque, vedi come si fa al gregge, gli devi portare via qualcosa e poi gli devi ridare qualcosina facendoli percepire che è una grande vittoria. Ecco, ora che hanno aperto i recinti, le gabbie, vi hanno lasciati senza la mascherina andare al mare, è qua che è importante essere intelligenti. Perché se tu fai come il 97% delle persone che non vedevano l'ora di andare al mare, che non è sbagliato, ma al mare ci vai dopo che hai fatto i compiti per casa, come ti ricordo all'inizio del video ti dicevo. E dunque è importante capire che alla fine il 31 di agosto e barra primi di settembre, mamma mia, mi passano davanti ogni tanto certe robe. Dicevo, 31 di agosto, primi di settembre, arriva la quarta ondata e si stanno già in realtà stanno già anticipando un po' i tempi perché si stanno inventando. I denti molto più pesante rispetto a quello che è già stato vissuto fino ad ora. E dunque,
È importante che tu alla fine di agosto, per almeno un mese e mezzo, perlomeno, al minimo, non ti faccia trovare in Italia. Così è. Devi andare via dall'Italia. Vai in vacanza, cioè non è che devi farti chissà che roba, vai in vacanza, vai in Spagna, vai dove cavolo vuoi, vieni a trovarmi qua, in Portogallo, ma vai via. Perché se sei via... Il discorso è, non sei sotto le leggi italiane se sei fuori dall'Italia. E dunque questo è un po' il concetto. Io non dico che devi fare la strada che sto facendo io, anche se sarebbe consigliata, ma ognuno ha la propria situazione, deve business in uno stato, residenza in un altro stato, residenza fiscale in un altro stato. Stato ancora, allora così è la massima protezione, perché non sei sotto il controllo di nessuno, se non su qualche cosa che però ti permette di sganciarti, di svincolarti. Se una persona, io per esempio adesso sto facendo la residenza qua, io poi posso anche tornare in Italia, non ho problemi, ma nel momento in cui decideranno di chiudiamo tutto un'altra volta e prendiamo chi non si è fatto vaccinare, benissimo. Io prendo e me ne vado via dall'Italia, rientro presso il mio domicilio. E dunque non ti possono bloccare e limitare. Poi ricordiamoci una cosa, che i voli, gli aerei, quelle robe lì, non sono mai stati bloccati in Europa. Ti basterebbe andare, aspetta, vediamo se la trovo, sul sito, vediamo... sul sito che si chiama, mannaggia, non, vabbè, dopo metto il link qui sotto per andare a vedere in diretta live tutti i voli che ci sono nel mondo. Questa gente qua è gente che viaggia senza Green Pass, senza vaccini o cose, per cui c'è da capire questa roba qua. Dunque bisogna stare attenti ciò che viene dato in pasto dai mass media e ciò che noi filtriamo ed accettiamo, in realtà non dovremmo neanche ascoltare quei canali spazzatura, perché dovremmo investire il nostro tempo non ad ascoltare quelle robe lì che ci vogliono utilizzare come discarica, ma dovremmo investire il nostro tempo per andare a studiare e ad apprendere competenze o informazioni certe per crescere come persone, come esseri umani. Questo è un po' il concetto. Dunque, è importante che da qua a fine di agosto ve ne andate in ferie un mese e mezzo. Non potete perché avete un lavoro, mi dispiace, perché ovviamente il lavoro che avete oggi è la conseguenza di scelte di un percorso che avete fatto fino ad oggi. Fate in modo di farvi dare le ferie, licenziatevi, ma fatelo per la vostra libertà. Andate via, non fatevi trovare in Italia ai primi di settembre, mi raccomando, soprattutto se avete passaporto italiano, residenza in Italia, lavoro in Italia e voi siete a vivere in Italia come corpo fisico. Assolutamente no. Dunque è importante questo. Se io vedo la malparata qua in Portogallo, non dovrebbe esserci, anche se ci sono delle restrizioni abbastanza importanti adesso. Perché? Perché lo Stato è uno Stato povero sotto il comando e il dominio della Germania che ha deciso così. Però non dovrebbe essere obbligatorio qua quella terapia genetica che stanno facendo adesso, ma se dovrebbe diventare obbligatoria, per esempio qua in Portogallo, i primi a chi la vanno a fare sono i portoghesi, non gli stranieri che vivono in Portogallo. E prima che arrivino gli stranieri che arrivano in Portogallo, magari ci vuole un anno e mezzo, io ho tutto il tempo tecnico per spostarmi in un altro stato e farmi una residenza da un'altra parte. E dunque, se io ho cittadinanza in un posto, residenza qua e mi sposto in un'altra parte col mio corpo fisico da un'altra parte ancora, capite che non ti beccano più. È fondamentale oggi essere intelligenti nel proteggersi e dunque sapere che le guerre sono digitali e dunque bisogna imparare a utilizzare la testa perché oggi a questo mondo si salveranno i ricchi e gli intelligenti. Bene, io penso di aver raccontato un bel po' di robetta, che insomma penso, insomma ho parlato 1 ora e 20 quasi, per cui penso di aver condiviso abbastanza informazioni, cui ovviamente non posso andare al dettaglio perché ho cercato di fare un parterre di
informazioni che possono esservi utili nel breve periodo da mettere in atto senza chiedere. Questo è un po' il concetto, se no ogni cosa hai dovuto affrontarla ed analizzarla 10 ore ognuna e non avrebbe senso, anche perché mi vorrei dedicare anche altro. Allora, se avete qualche domanda, vi rispondo, altrimenti vuol dire che sono stato abbastanza chiaro, che avete capito tutto, sapete cosa dovete fare. E io posso prendere e andare a cena nella strip di Albufera. Avete domande, signori? Intanto mi bevo un altro goccetto di questo vino portoghese che non è niente male. Non vedo domande, dunque vuol dire che è tutto abbastanza chiaro, mi sembra. Oppure sono finite qua sotto, aspetta perché non sono neanche avvezzo io a fare le dirette, questa roba qua, aspetta che magari mi sono sfuggite. No, niente, non ci sono domande, dunque vuol dire, ragazzi, che avete capito tutto, è stato tutto abbastanza chiaro, spero che questa diretta sia stata utile per chi ovviamente ha avuto il modo di seguirla e che vi possa aver dato degli spunti interessanti dove vi ho condiviso un po' di conoscenze, ovviamente rimanendo un po' anche sul superficiale perché non è che posso stare qua giornate intere a spiegarvi tutto, a meno che non faccia dei corsi specifici, ma non è una cosa che mi interessa al momento, preferisco vivermi un attimo la vita qua in Portogallo. Bene, se non c'è altro, io vi lascio la vostra serata. Sono quasi le 8:30 del 5 di luglio e dunque sarà ora di cena lì da voi. Mi raccomando, organizzatevi per il 9 di luglio e organizzatevi in tempi brevissimi per farvi trovare alla fine di agosto, già appena dopo Ferragosto, fuori dall'Italia per almeno un mesetto, mesetto e mezzo. Mi raccomando, signori. Ciao, buona serata, buona continuazione e a presto. Ciao.